Siamo con il vescovo di Aleppo, qua in un incontro per i licei di Montepulciano. Monsignore, com'è l'attuale situazione in Siria in questo momento? L'attuale situazione in Siria si è migliorata moltissimo, sia dal punto di vista sicurezza in molte parti, in molte regioni della Siria. Prima il governo sì o no controllava il 25% e adesso forse è arrivato all'85% del territorio e quindi ha liberato tanti posti, tante regioni dove la gente sta tornando per mettersi su e soprattutto stanno riaprendo le scuole. È arrivato ai giacimenti di petrolio e di gas, perché la Siria purtroppo soffre delle sanzioni mondiali. Difficilmente si trovavano gas, gasolio, benzina, anche il gas da cucina e tutto il resto. Adesso, una volta arrivati ai giacimenti, quindi ci troviamo molto più a nostro agio, quindi molte facilità, soprattutto per la povera gente. Quindi le cose stanno migliorando e nello stesso tempo, parallelamente, c'è il processo proprio politico di riconciliazione. Ecco, parliamo del ruolo della Chiesa. Com'è cambiato questo ruolo prima della crisi e adesso che in qualche modo la Siria si sta riprendendo? Certo, dopo 7 anni di guerra tutto è cambiato. Anche il volto della Chiesa non sarà lo stesso. Abbiamo anche delle problematiche. Abbiamo perso molto di numero, quindi siamo una comunità decimata, una comunità che anche sta perdendo i giovani. E naturalmente dopo 7 anni di guerra e di violenza proprio forte, a molti viene anche molte domande esistenziali, perché questo, quello e tutto il resto. E d'altra parte anche c'era molta gente, e c'è molta gente che si è approfondita nella fede, sia per più disposta al perdono, più disposta alla condivisione, molto più disposta ad aprire agli altri e questo. Quindi credo il nostro ruolo come cristiani è questo, cioè il essere perdonare, anche insegnare agli altri come si perdona, perché il perdono è un concetto, una virtù cristiana, nonostante sia molto difficile, se non so parlare di quello. E gli altri non ce l'hanno, perché la considerano debolezza e mancanza di dignità. Naturalmente senza perdono come si fa a riconciliare una popolazione? Credo questo sia il nostro ruolo maggiore, il ruolo anche di apertura verso gli altri. E siamo l'unica comunità noi che stiamo bene con tutte le altre e quindi possiamo fare anche da ponte e questo servirà molto. Ecco, alla luce di quanto mi ha detto, a che punto è il dialogo tra le varie religioni? Adesso io parlo direttamente di un'esperienza ad Aleppo. Il dialogo è stato più approfondito, cioè è passato un po' dalla teoria, ma a un dialogo di vita, di ogni giorno, perché abbiamo sofferto insieme, siamo insieme. E loro hanno visto anche il ruolo della Chiesa, soprattutto hanno scoperto il volto caritativo e questo l'ha impressionato molto. E lo dicono anche i loro alti capi, ci stiamo imparando la carità da voi. Ecco, abbiamo anche tante cose che dobbiamo in comune, cioè il vivere in comune, anche, come si chiama, per esempio, il problema dei bambini abbandonati e tante altre cose che le facciamo anche insieme, anche di supporto psicologico e tante altre cose. Già la Chiesa aiuta moltissimo anche dal punto di vista emergenza, cibo, molti di loro. Abbiamo in una parte in due centri in cooperazione con la Caritas e con la GRS e con la parrocchia per questi bambini abbandonati dove vanno i nostri volontari lì a fare qualche programma. Lei ha parlato di giovani. I giovani hanno visto uno scenario che ovviamente li segnerà per tutta la vita. Secondo lei sarà possibile un giovane che perdoni tutto questo e cercherà di vivere in meglio e costruire qualcosa per la sua città? Altrimenti hanno perso anche molti la fiducia, la fiducia, la difficoltà. È difficile, ma non è impossibile. Purtroppo ha anche influenzato un po' sulla loro, come si chiama, scuola, studi, perché parecchi non vogliono essere promossi per non andare a fare il servizio magari militare. È una delle difficoltà, quindi
avere un incentivo che li spinge, non tutti naturalmente, ma parecchi di loro. E molti hanno perso un po', come ho detto bene, la fiducia, cioè va bene, per chi dobbiamo lavorare, per chi dobbiamo mettere su le cose, per questo cioè, ancora sono ben segnati proprio dal trauma della guerra. Monsignor Manetti, il Vescovo di Aleppo ha parlato dei rapporti e del dialogo tra le due religioni. A che punto sono? Ma il dialogo delle religioni è una realtà costante. Non credo non bisogna confondere la guerra civile, politica, con la guerra di religione. Qui non c'è una guerra di religione perché i fondamentalisti sono ideologizzati, quindi possono usare la religione come strumento, come motivazione, ma è assolutamente strumentale. Questo è un modo di trattare la religione in senso ideologico che non ha niente a che vedere con la fede. Quindi non si parla di dialogo con questi, no? Ma per esempio la religione musulmana, i musulmani autentici, veri credenti, e i cattolici, è un dialogo che non è di ora e sta dando buoni risultati, sicuramente. Quali sono i rapporti tra la diocesi, la nostra diocesi Montepulciano Chiusi Pienza e la Siria? Ma particolarmente, dunque, il mio predecessore, padre Rodolfo Cetoloni, aveva iniziato un rapporto con la Siria, tra l'altro il Vescovo di Aleppo è un francescano minore anche lui come Rodolfo, quindi è nata una collaborazione, un aiuto prima, e fu proprio per suggerimento di Rodolfo che quando feci l'ordinazione episcopale, come si usa, si fanno i regali, allora i regali erano un'offerta per la Siria, sono stati raccolti un bel po' di soldi che sono serviti, mi diceva il Vescovo Georges, a costruire un pozzo di 150 metri di profondità che è rimasto l'unico pozzo attivo durante la guerra e ha fatto del bene a tutta la popolazione. Questa è una soddisfazione, cioè non mia ma di tutta la gente che ha fatto le offerte, ovviamente molto molto bene. Infatti dice ringraziano sempre la diocesi di Montepulciano di Pienza ancora per l'acqua. Anche perché dall'acqua rinasce un po' la vita e come ha detto il Vescovo, anche un giovane perdonare è un modo anche per ridare la vita a un territorio martoriato. Ci sono delle ferite che noi non immaginiamo nemmeno, specialmente nei bambini e nei ragazzi, no? E quindi c'è una sofferenza veramente grande di questa gente. Però il Vangelo non è soltanto una dottrina, no? Ma prima ancora è una potenza di redenzione e di vita. E quindi mi diceva anche il Vescovo George che l'intenzione della Chiesa anche là è quella di riprendere in modo forte l'evangelizzazione, perché grazie al Vangelo è possibile ricostruire anche i rapporti umani, sanare le ferite per quello che è possibile, perché sono, ripeto, molto profonde, e sperare concretamente, positivamente in una riumanizzazione, ecco, dei rapporti sociali, perché questo è una guerra disumana, che ha disumanizzato, è un popolo che ha sofferto in modo impressionante. Siamo con Sara Lucaroni, anche lei qua presente oggi all'incontro con i giovani dei licei poliziani e oggi tu parlerai della tua inchiesta, ovvero delle donne e dell'ISIS. Vuoi parlarci un po' di più di cosa ti sei occupata e cosa sei andata ad indagare in questa tua inchiesta? È un'inchiesta che riguarda il mio primo viaggio in Iraq, in particolar modo a Sinjar. L'occasione era un anno dall'attacco dell'ISIS sulla montagna appunto di Shingal insomma in lingua. L'ISIS aveva attaccato in quell'occasione facendo 6.000 rapimenti in pochissimi giorni, quindi si tratta proprio di poche settimane in realtà.
e la più colpita è stata la minoranza yazida. Ad un anno sono tornata in quelle zone, ancora l'ISIS stava combattendo soprattutto sulla città di riferimento di questa minoranza curdofona, appunto gli yazidi, che era la città proprio di Sinjar. E sono riuscita a ricostruire insomma quello che stava succedendo e soprattutto quello che era accaduto l'anno precedente. L'inchiesta di cui mi parlavi invece riguarda il mercato delle schiave che l'ISIS ha sistematizzato dopo aver rapito queste donne. È stato un po' un tentativo di politico in qualche modo per catturare, per attirare l'attenzione di tutti i combattenti che venivano da gran parte del Medio Oriente, come sappiamo appunto anche dall'Europa, dall'Australia, dal Canada, dalla Russia, insomma da tanti paesi, utilizzando delle foto che erano state trafugate da noi tramite un nostro contatto dentro una chat segreta in Telegram dove stava avvenendo un'asta per acquistare queste donne. Siamo riusciti a ricostruire da queste 10 foto, non erano di più, come funzionava il mercato delle schiave dell'ISIS, quindi quali erano i costi, le cifre, chi erano i compratori e soprattutto abbiamo cercato di capire chi erano queste ragazze. Purtroppo le foto, quando le ho avute io, riguardavano appunto ragazze che erano già state vendute almeno un mese prima, quindi era difficile a quel punto capire dove fossero e a chi fossero state assegnate, da chi fossero state comprate. Questo però insomma ci ha dato l'occasione per ricostruire uno dei fenomeni, una delle pratiche più aberranti veramente di questo gruppo terroristico. E la situazione, non so se ancora stai seguendo, la situazione com'è attualmente? Dunque, in questo momento la situazione, chiaramente io parlo di Iraq, in Siria è molto più complessa, ci sono esperti e giornalisti sicuramente più competenti di me. In Iraq in questo momento abbiamo il referendum in Kurdistan che si terrà appunto fra pochissimi giorni, quindi c'è molta fibrillazione proprio sul piano geopolitico, diciamo, c'è grande attenzione a livello internazionale su quello che succederà, perché si parla di spezzare in qualche modo, di tentativo di spezzare in qualche modo l'unità dell'Iraq. L'ISIS è molto più ristretto in Iraq, chiaramente Tal Afar è stata conquistata, sta per partire un'altra battaglia a sud di Kirkuk e la zona calda in questo momento è al confine siriano, dove ci sono le truppe in Siria, quelle appoggiate dalla Russia e le altre, quelle rivali che appunto stanno cercando di conquistare un altro snodo fondamentale per l'ISIS, che è Deir ez-Zor. Stacchiamoci un attimo dal tuo lavoro, perché hai deciso di fare questa inchiesta? Che cosa è che ti ha portato dall' essere donna a fare un'inchiesta, a cercare di capire un po' di più del mondo femminile dei paesi del Medio Oriente? È una domanda complessa questa, perché è sempre difficile cercare di capire, diciamo, razionalizzare che cosa ti ha portato in un certo posto a incontrare certe persone, quindi non posso rispondere in maniera razionale e particolarmente lucida invece come vorrei, come tu mi chiedi. Quello che posso dire è stato che occuparmi, prima incontrarle e poi realizzare quel tipo di inchiesta mi ha fatto capire quanto i problemi delle donne del Medio Oriente o le donne yazide in una montagna sperduta al confine tra Siria e Iraq sono in realtà i problemi di tutte noi, sono problemi che ci devono riguardare in prima persona e per loro non ci dobbiamo solo indignare, ma dobbiamo veramente fare qualcosa. Quindi forse proprio perché sono donna che in qualche modo si è riuscita ad essere testarda, a insistere e a tirar fuori un qualcosa che fino ad allora si conosceva ma in maniera assolutamente aleatoria e contingente.